Da tempo era ricercato perché deve scontare la pena della reclusione a 4 anni ed 8 mesi, ma adesso le porte del carcere si sono aperte per Roby Mastini, detto Matto, 28enne di origini sinti, dimorante a San Piero di Monte Carlo, imparentato con quei pregiudicati dediti con sistematicità ai furti nelle private abitazioni e negli esercizi commerciali. La pesante condanna è stata comminata al Mastini a conclusione del processo che lo ha visto imputato, unitamente ad altri sinti e suoi parenti, per l'operazione Wind Talker condotta dalla squadra mobile di Lucca tra la fine del 2009 e la primavera del 2010. Nello specifico, Mastini è stato condannato a 2 anni ed 8 mesi dopo essere stato arrestato in flagranza dagli agenti della squadra mobile che erano appostati a San Giuseppe di Monte Carlo il 23 ottobre 2009, dopo aver appena depredato un'abitazione ove, unitamente a 2 connazionali, aveva portato via alcuni gioielli subito restituiti ai proprietari. Il giovane è stato condannato ad ulteriori 2 anni per l'associazione a delinquere finalizzata ai furti scoperta e ricostruita nell'operazione Wind Talker.